i movimenti politici dell'Ottocento. Ci colleghiamo appunto a quello che avevamo detto, ovvero se ci fu almeno all'indomani del congresso di Vienna la restaurazione delle monarchie assolute o anche no, di timidissime monarchie costituzionali, ma in cui comunque, come in Francia, in cui comunque il re aveva la maggior parte, deteneva la maggior parte del potere. Quindi, se non altro inizialmente, ci fu una restaurazione a livello politico istituzionale, a livello di vertici. Ma subito riprese l'attività dei movimenti politici rivoluzionari, cioè anti-assolutistici. Attività che poi sarebbe sfociata nelle rivoluzioni europee del 20-21, in quelle successive del 30-31 e ancora in quelle ulteriormente successive del 48-49 in Europa. Poi, ripeto, in America Latina, in America del, in realtà anche il sud dell'America del Nord, no? Per esempio in Messico, l'America centrale, l'America Latina, ci sono le rivoluzioni appunto sudamericane. In questo senso i movimenti politici dell'Ottocento appunto erano movimenti rivoluzionari, erano movimenti sovversivi della monarchia assoluta. Possiamo e dobbiamo distinguere varie tendenze. I liberali, in parte già le conosciamo perché erano già emerse nel corso della prima rivoluzione francese, i liberali, i democratici, i liberal democratici, questa semmai è una cosa nuova, e i socialisti. Innanzitutto per distinguerli immediatamente, il parametro forse più efficace è quello del diverso modo di concepire l'uguaglianza. Quindi in comune hanno la rivendicazione dell'uguaglianza, perché l'ancien régime, il regime assolutistico in senso lato, come sapete, si basava sulla disuguaglianza giuridica ufficiale tra primo stato, no, l'ordine del clero, secondo stato l'ordine aristocratico, i nobili, e terzo stato tutti gli altri. Quindi in comune i movimenti politici dell'Ottocento hanno la rivendicazione dell'uguaglianza, ma questo valore politico è declinato in modo molto diverso, e questo costituisce la prima fondamentale differenza tra i quattro movimenti. Per i liberali uguaglianza soltanto giuridica, per i democratici uguaglianza politica, anche politica. Per i liberal democratici ovviamente vale l'una e l'altra, poi vedremo, c'è una differenziazione particolare che vi spiegherò, quindi mettiamo uguale. E per i socialisti, qua facciamo più così si capisce, inoltre in più l'uguaglianza
socio-economiche. Allora, eguaglianza giuridica significa che formalmente sono appunto, i cittadini, anche eventualmente i sudditi, sono tutti uguali di fronte alla legge, non possono esserci cioè privilegi, no, per esempio, vi ricordate, in un ancien régime le cariche di ufficiali erano riservate ai nobili. I borghesi non potevano diventare ufficiali dell'esercito, oppure non potevano diventare in certi casi funzionari a un certo livello. Ok, quindi uguaglianza giuridica significa questo, uguaglianza politica significa che oltre ad avere l'uguaglianza di fronte alla legge, vi è anche un diritto di voto uguale per tutti. Quindi suffragio universale, uguaglianza politica vuol dire diritto di voto, diritto naturalmente anche di elezione, uguale per tutti, anche se, ricordiamoci, attenzione, in realtà per tutto l'Ottocento i democratici sostennero il suffragio universale soltanto maschile. Oggi è l'8 marzo, poi è doveroso, è ancora più doveroso ricordarlo, perché ve l'ho già detto molte altre volte. In questo senso, per i liberal democratici possiamo aggiungere più, facciamo così, ve lo schematizzo, no? Perché uno dei più importanti, anzi forse il più importante esponente del pensiero liberal democratico, l'inglese John Stuart Mill, M-I-L-L, fu il primo intellettuale di levatura europea a sostenere la causa del diritto di voto per le donne. Diventò anche deputato della Camera dei Comuni e presentò un progetto di legge per l'estensione del diritto di voto del suffragio universale anche alle donne, perché il suffragio fosse veramente universale. Naturalmente per il momento la sua proposta di legge fu bocciata. Sapete che le donne inglesi ebbero il diritto di votare solo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, grazie a una campagna lunghissima, durissima del movimento delle suffragette, no, inglesi. I socialisti, vabbè, c'è poco da dire, uguaglianza socio-economica, no? Quindi molto di più. Poi vedremo che in realtà i socialisti si differenziano sul grado di uguaglianza, no, socio-economica, ovvero proprio totale o solo parziale. Però detto questo, cerchiamo di connotare ulteriormente questi movimenti. Allora, oltre all'uguaglianza giuridica, i liberali sostenevano i diritti individuali, cioè il primato dell'individuo. E quindi la sacralità, l'intangibilità della proprietà privata, del diritto di proprietà privata. A livello politico la monarchia parlamentare, no, la monarchia costituzionale di tipo però versione parlamentare, cioè quella più radicale, quella in cui il Parlamento controlla non solo il potere legislativo ma anche quello esecutivo,
cioè il governo, sostiene, i liberali sostengono anche il suffragio censitario, cioè il diritto di voto riservato ai maschi contribuenti, cioè che pagano, no, le imposte in base al loro, alla loro proprietà, quindi i maschi proprietari benestanti. A livello, no, di politica economica, i primi liberali, quantomeno i liberali puri e duri, il liberismo, cioè il non, no, intervento dello Stato nel mercato, la totale libertà del mercato, cioè il rispetto della legge della domanda e dell'offerta senza nessun tipo di regolamentazione. Invece i democratici sostengono il primato, no, non i diritti individuali, ma i diritti collettivi nazionali. I democratici sostengono il primato della nazione, quindi dell'unità nazionale, sull'individuo, certo, nel rispetto dei diritti individuali, ma subordinati al bene nazionale, al valore della nazione. Quindi in questo senso i democratici sono fortemente nazionalisti. Ma appunto, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, quindi qual è la conseguenza? Suffragio universale, ancorché solo maschile, perché è ovvio, no? Comunque l'individuo può accettare il primato della nazione nel momento in cui si sente parte integrante della nazione, e questo può avvenire soltanto con la concessione, o meglio, con l'attribuzione del diritto di voto a tutti, ancorché solo ai maschi. Quindi comunque anche il valore della nazione è la nazione maschile, però quindi suffragio universale. Come forma di governo e di Stato, preferibilmente repubblica democratica, quindi non monarchia costituzionale parlamentare, ma repubblica democratica. E naturalmente lo Stato può e deve intervenire nel mercato, a regolamentare il mercato. La proprietà privata è un diritto, ma non è un diritto assoluto, è un diritto relativo, è un diritto che va subordinato all'interesse della nazione. Quindi in certi casi e in una certa misura il diritto di proprietà privata può e deve essere limitato dallo Stato nel nome del superiore interesse della nazione. Quindi lo Stato può regolamentare parzialmente il mercato, può, no, limitare l'efficacia, l'azione della legge della domanda e dell'offerta. Ma attenzione, non per eliminare le disuguaglianze economico-sociali, eventualmente solo per attenuarle, cioè per garantire l'unione nazionale, la solidarietà nazionale, l'unità della nazione. Quindi possiamo dire Stato parzialmente interventista,
E quindi, appunto, non c'è il liberismo, ma appunto un parziale dirigismo statale. Allora, i liberal-democratici sono appunto in realtà una tendenza minoritaria che si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento. La prima metà dell'Ottocento è caratterizzata soprattutto dai movimenti liberali e democratici e dalla loro concorrenza. Appunto, poi nella seconda metà dell'Ottocento si sviluppa questa nuova tendenza che avrà più fortuna poi nel Novecento, addirittura nella seconda metà del Novecento. Però inizialmente il movimento liberal democratico è puramente intellettuale, non ha un seguito di massa, è un movimento d'opinione più che un movimento politico organizzato. Ok. Naturalmente assumono l'impostazione liberale, cioè il valore preminente dell'individuo e quindi la preminenza dei diritti individuali, ma accettano il suffragio universale, come abbiamo visto, non solo maschile ma anche femminile addirittura. In questo senso sono più democratici dei democratici stessi, almeno inizialmente. Poi anche i democratici fanno propria l'accettazione del voto alle donne, e in modo più moderato accettano anche un certo intervento dello Stato nel mercato, nell'economia, però appunto in modo parziale, limitato. Ok. Dei socialisti a questo punto parleremo la prossima volta. Per la prossima volta ci limitiamo a quello che abbiamo detto oggi.